Invito a intervenire Maria Adele Prosperoni per Coldiretti. Abbiamo appunto il mondo delle associazioni agricole, che probabilmente i dati di cui abbiamo che hanno fatto riferimento alcuni degli interventi li tocca con mano anche nel quotidiano dei propri associati, nella difficoltà magari anche di continuare a portare avanti determinati processi agricoli in determinati territori. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Porto i saluti del professor Masini, che doveva essere qui ma ha avuto un impegno. Perdonatemi se inizio il mio intervento con un po' di sconforto, ma ho almeno due buone ragioni. La prima è che siamo tutti stanchi e affamati e all'esito di una lunga giornata di lavoro in cui abbiamo detto tutto e veramente tutto. La seconda è che l'anno scorso di questi tempi eravamo qui a parlare degli stessi temi, non qui ma a Roma, in un convegno di ISPRA, e non mi pare sia cambiato un granché, se non che stamattina mi sono svegliata e la città di Roma o la città di Berlino sono state sommerse dal cemento, perché diciamo il dato che c'è stato dato oggi del consumo di suolo in un anno in Europa, che è l'equivalente della città di Roma, appunto della città di Berlino. E nella sintesi dei lavori che riguardano specificatamente l'agricoltura, io stamattina ho colto due dati contraddittori. Da un lato si è parlato molto della debolezza del settore agricolo, della vulnerabilità, del fatto che l'agricoltura, il settore agricolo, la superficie agricola è la principale vittima del consumo di suolo. D'altro lato, con molta sorpresa, nella presentazione del rapporto del CRCS, in una slide trovo scritto: l'agricoltura costituisce la principale minaccia per il suolo. Ora, perdonatemi, devo aprire una parentesi sui temi che sono stati citati nel rapporto del CRCS prima di rientrare un po' sui temi che più specificatamente ci occupano, che sono i temi del consumo di suolo. Allora, il tema dei fitosanitari, il tema dei nitrati, cioè si parla di quanto l'agricoltura impatti sul territorio. È chiaro che l'agricoltura è un settore che vive sul territorio, si nutre del territorio e ha il territorio e il suolo come fattore produttivo, quindi necessariamente il sistema produttivo agricolo si interrelaziona sul territorio. Sul tema dei fitosanitari, noi, dottoressa Ronchi, non parliamo più di pesticidi almeno da 20 anni. Volevo tranquillizzarla sul fatto che Istat ci dice che negli ultimi 10 anni sono calati il consumo di fitosanitari è calato del 45,5%, parliamo di oltre 70.000 tonnellate in meno. Abbiamo una normativa molto stringente in Italia sul consumo sul corretto utilizzo dei fitosanitari. Abbiamo di recente stato approvato il piano di azione nazionale sui fitosanitari, e contrariamente una normativa sul consumo di suolo non l'abbiamo. E per quanto riguarda il tema dei nitrati, noi abbiamo avviato da anni ormai col Ministero dell'Ambiente e con ISPRA un lavoro per la verifica delle reali fonti di pressioni sulle zone vulnerabili da nitrati, perché la direttiva nitrati è una direttiva del 91, molto anacronistica, in un periodo in cui sicuramente l'agricoltura era meno attenta ai temi della sostenibilità. Le cose sono cambiate, uno studio di ISPRA ci dimostra che il contributo agricolo non è il contributo prevalente come pressione di nitrati sul territorio, ma c'è una forte interferenza del settore della depurazione, che non è adeguato, civile, e del settore industriale. Stiamo approfondendo questi temi con ISPRA, che già ha fatto uno studio presentando una prima parte di risultati 2 anni fa, e adesso il Ministero dell'Ambiente con altri metodi sta indagando le zone vulnerabili dai nitrati, perché l'agricoltura ha chiesto chiarezza sulle reali fonti di pressione. Quindi, sinceramente, in un rapporto sul consumo di suolo, leggere che l'agricoltura costituisce la principale minaccia per il suolo un pochettino mi sorprende e mi dispiace. D'altra parte, invece, credo che l'agricoltura, come diciamo dai dati che sono emersi oggi, sia veramente potenzialmente una reale vittima del consumo di suolo. Abbiamo, come Coldiretti, elaborato i dati ISPRA, e quindi vi do dei numeri con una chiave di lettura un po' diversa. La nostra generazione ha perso un quarto della superficie agricola utilizzabile, che adesso è limitata a 12,8 milioni di ettari. Questo dato forse non vi dice molto, però forse vi dice di più pensare che negli ultimi 25 anni si è salvata una pianta da frutto su 3, che abbiamo perso 140.000 ettari di piante da frutto, che rappresentano un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, e che abbiamo perso qualcosa come 2 milioni di capi di bestiame allevati per gli allevamenti. Parliamo di 130 razze, anche storiche, a rischio di estinzione.
Ora, questo dato, oltre a testimoniare il fatto che la perdita di agricoltura in Italia determina una perdita di Made in Italy e determina una perdita di competitività e di sicurezza alimentare nel duplice senso proprio della qualità e salubrità dei cibi e della potenzialità dell'agricoltura di soddisfare il fabbisogno alimentare nei prossimi anni, che è una delle sfide al 2050 insieme alla riduzione del consumo di suolo, il dato più preoccupante è che la perdita di agricoltura su un territorio determina la perdita di un presidio territoriale delle imprese agricole sul territorio, in un contesto in cui i dati ci dicono che l'88,3% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico. E qualche giornalista, così talvolta scherzando, ha commentato: l'Italia alle manutenzioni preferisce le inaugurazioni. Ecco, noi siamo dell'idea che la presenza dell'agricoltura sul territorio e dell'attività agricola sul territorio sia fondamentale per mantenere anche la sicurezza dei territori. Dalla sensazione di sconforto volevo però essere anche minimamente propositiva, perché sennò sembra che siamo soltanto qui a lamentarci o a commentare dati negativi. E quindi avevo cercato di individuare degli elementi positivi per andare nella direzione della riduzione effettiva del consumo di suolo e del raggiungimento dell'obiettivo consumo di suolo zero al 2050. Io sono avvocato, sono deformata, perdonatemi, quindi la prima cosa che vado a analizzare è la normativa. Sono d'accordo con Massimo De Rosa. Guardate, io qualche anno fa ho trovato molto singolare una comunicazione della Commissione Europea che invitava gli Stati a legiferare con intelligenza. Però la trovo assolutamente di straordinaria efficacia quella comunicazione, perché mai come con riferimento alla legge consumo del suolo questo invito è fondamentale. Allora, non dobbiamo correre il rischio di approvare una norma adesso in emergenza per una manovra politica, una manovra di facciata, quindi una normativa demagogica, scusatemi se sono un po' così, un po' semplice nei termini, perché sarebbe un clamoroso autogol. Allora, le varie organizzazioni sedute a questo tavolo, anche la coalizione People for Soil, ma anche Salviamo il Paesaggio, hanno rilevato molte contraddizioni, molti limiti in quella normativa, a partire dalla definizione di consumo di suolo, la nozione di superficie agricola e il sistema strano di deroghe e norme transitorie che alla fine esonerano dal vincolo dell'assenza di consumo di suolo tutta una serie di interventi, anche per il solo fatto di aver presentato l'istanza di abilitazione, che capite bene che è una cosa, diciamo, che rende completamente inefficace poi l'applicazione della legge. A questo va aggiunto che quella legge è diventata un contenitore di un milione di altre cose, sicuramente utili, correlate, ma che poi ci fanno perdere di vista l'obiettivo reale, che è quello di avere immediatamente un vincolo alle nuove edificazioni, per dire uno degli elementi che ci interessa. C'è però un'altra normativa che a me interessa molto e di cui ancora si parla poco, ma è di questi giorni la notizia, che è quella che riguarda la democrazia di prossimità. Il codice degli appalti, l'articolo 22 del codice degli appalti, ha introdotto un istituto, modulandolo dagli istituti francesi, che è il débat public, scusatemi il pessimo francese, che prevede che la partecipazione dei cittadini, la partecipazione dei soggetti portatori di interesse, debba essere una fase ordinaria del processo decisionale nella realizzazione delle grandi opere. Ecco, credo che questo possa essere un elemento molto importante. Vi ripeto, si parla proprio di democrazia di prossimità, per consentire ai cittadini e portatori di interessi, al settore agricolo, quindi alle imprese che sono sul territorio, di poter esprimere le proprie valutazioni in modo tale che nella fase decisionale, quando ancora tutte le opzioni sono aperte, sia se realizzare un'opera, sia come realizzarla, dove realizzarla, è possibile ancora migliorare il progetto e garantire che con riferimento appunto al consumo di suolo, questo non crei impatto sul territorio o sulle attività che sono presenti. Mi sono presa la briga, perché anch'io sono una curiosa, un po' come Stefano Lenzi, anch'io ho contato i giorni, però mi ha preceduto, quindi mi ha bruciato la news, però mi sono divertita a contare quante volte il termine consumo di suolo appare nel codice degli appalti e nella normativa sulla valutazione di impatto ambientale, che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora, il consumo di suolo appare nel codice degli appalti nell'articolo 23 e c'è scritto che nella realizzazione appunto di un appalto deve essere limitato il consumo di suolo. Un bel principio assolutamente privo di contenuto. Adesso, ripeto, nell'attuazione della normativa sulla partecipazione pubblica, nell'attuazione poi concreta della
dei vari bandi di appalto che sono nella disponibilità delle amministrazioni. Speriamo che poi questo principio venga effettivamente concretizzato. Nella normativa sulla VIA invece il termine suolo appare 28 volte, 29 se consideriamo il sottosuolo. È chiaro che quando si parla di valutazione di impatto ambientale è necessario considerare anche il parametro consumo di suolo, però l'espressione consumo di suolo nella normativa sulla valutazione di impatto ambientale non appare mai. Si parla genericamente della tutela della risorsa suolo, che è una cosa molto, anche qui diciamo, molto ampia, che riteniamo però che sarebbe utile in quella normativa inserire l'espressione precisa consumo di suolo. Penso che insomma, come penso di penso che abbiamo tutti molta fame e quindi chiudo il mio intervento con l'auspicio che nella normativa in approvazione si possa comunque considerare effettivamente il ruolo del settore agricolo e l'importanza che ha l'attività agricola, il settore agricolo, le esternalità che il settore agricolo produce sul territorio, sul suolo e sull'economia dei territori. Dico come battuta per chiudere che però con questi due ultimi dati, a partire proprio dalla lettura spicciola delle due leggi, nello sconforto con cui ha iniziato il suo intervento, ci lascia un po' noi invece.